Io quello che apprezzo molto di Antonio Bruni, al di là della qualità delle poesie che scrive, che più le ascolto e più veramente mi confermano nel convincimento che si tratta di bella poesia, oltre che di poesia di carattere civile, proprio letta così bene, insomma, dico, da veramente sì, questa... teniamo presente che questi signori qui sarebbero capaci di farvi piangere o ridere anche leggendo l'elenco del telefono. Vabbè, però insomma, comunque sia, hanno il materiale giusto per suscitare queste emozioni. Quindi devo dire, però al di là del merito e della qualità della poesia, io quello che apprezzo molto di Antonio Bruni è il fatto che lui è uno scrittore che è orgoglioso di essere scrittore. Cioè è uno scrittore che organizza manifestazioni come questa o come quella appunto ancora più complessa, della recita nei teatri eccetera, perché lui ha l'orgoglio di quello che fa. Ora io ho partecipato in questo anno, che è appunto il 150enario dell'Unità d'Italia, a diverse manifestazioni in cui si parlava appunto della letteratura oggi, anche in prospettiva storica eccetera. È una cosa che mi ha dato molto fastidio degli scrittori anche famosi, che non cito insomma, con i quali mi sono trovato a volte a interloquire, è sempre questa sensazione che si ha quando si parla con uno scrittore che dice quasi sì, io scrivo ma mi piacerebbe tanto fare altro se potessi fare il barista come sarei felice, no? Cioè questa sensazione appunto di uno scrittore che scrive con grande sofferenza, quasi vergognandosene, ecco, tutto questo in Antonio non c'è. Ed è questa una cosa che io ho sempre apprezzato e ammirato molto, perché questa, diciamo così, felicità del senso dello scrivere poi si traduce anche inevitabilmente sui prodotti che Antonio scrive, queste belle poesie appunto, che hanno diverse occasioni, diverse ispirazioni, ma che tutte si riconducono a una sorta di fattore comune. Ognuno conosce il mondo secondo gli strumenti che gli sono più congeniali. Il poeta conosce il mondo usando il verso. Il verso è sintesi, ma è soprattutto una modalità di pensiero, e poi naturalmente tradotta in parole, tradotta in unità di misura, che sono appunto i versi nella loro diversa estensione, è un modo di conoscere il mondo. Così come un modo di conoscere il mondo, lo citava prima D'Andrea, colui il quale fa la vignetta, che conosce il mondo in un modo diverso, colui il quale fa il fumetto, che è un altro modo di conoscere il mondo, colui il quale fa il saggio, compone il saggio appunto di 300 pagine. Cioè io non credo che il verso di Sabba che ho citato poco fa e i versi di Antonio abbiano nulla da invidiare per quanto riguarda la capacità di documentazione di una certa realtà appunto al saggio diversamente articolato su tante e tante pagine. Ognuno conosce il mondo secondo i mezzi intellettuali appunto che gli sono più propri. Io tra l'altro mi sono trovato citato Antonio qui in questa rassegna che hai fatto. Sì, devo dire che ho letto, senza aver letto il nome, dico, ma chi è che ha scritto queste belle cose? Poi ho visto sono io, insomma, dico, qui ho fatto un'analisi molto puntuale dal punto di vista, diciamo così, anche stilistico. Qui invece, questa occasione, veramente, io credo che sia giusto, serenomi sulla scia di quello che hanno detto coloro i quali mi hanno preceduto, visto che siamo in un momento di bilancio, perché siamo appunto al bilancio di un decennio di attività di poesia, di poetare che tu hai fatto, io credo che sia giusto veramente renderti merito a prescindere. Non serve qui adesso mettersi a analizzare se hai messo l'accento sulla terza e la sesta sillaba, sull'ottava, questo non è importante. L'importante è dare conto di un'operazione intellettuale raffinata, di un'operazione intellettuale appunto che condotta con mezzi assolutamente impropri, ma con il coraggio che questo richiede, mettersi in prima pagina su un giornale politico, mettersi la mattina, io mi ricordo benissimo quella bella camicia con i jabot che avevi lì a uno mattina, insomma seduto sullo sgabello eccetera, quindi anche mettersi in gioco, insomma, no, tu sei un, come ci hanno appena ricordato, sei un importante dirigente della RAI, insomma, dico qui, no, insomma, quindi dico mettersi in gioco e ricordare anche all'ambiente che frequenti quanto, diciamo, di cui sei illustre esponente, quanto sia importante il contatto
contatto con la cultura declinata nelle maniere che vogliamo, ma insomma ricordare che anche quella lì, anche quella scatola, quella televisione, dico, se qualche volta ci dà qualche sensazione, qualche elemento di cultura, non è certamente un fatto negativo. Chiudo questo breve intervento dicendo soltanto questo, e te lo do appunto, ti do questa indicazione e questo cenno di merito. Sono stato, abbiamo appena letto, sentito dalla lettura dei nostri attori il testo che tu hai dedicato ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore appunto ucciso in un agguato un anno fa. Io sono stato in questi giorni proprio a Pollica, perché per questioni personali ho modo di conoscere la famiglia appunto del sindaco pescatore, e ti posso dire che durante uno di questi dibattiti che venivano fatti avendo come sfondo il bellissimo mare di Acciaroli, che è un mare meraviglioso anche da un punto di vista di qualità ma di paesaggio eccetera, c'era un pannello, e mentre i politici dibattevano, su questo pannello veniva proiettata la tua poesia. Ecco, io credo che questo sia il riconoscimento più bello che un intellettuale appassionato e orgoglioso di essere un poeta possa ricevere dalla società contemporanea in cui opera.